Signor Raggio Cristo, buongiorno. Oggi è il mercoledì 21 agosto, la Chiesa fa memoria di San Pio X Papa. Il Signore lo ha scelto come sommo sacerdote, gli ha aperti i suoi tesori e lo ha ricolmato di ogni benedizione. Ecco il sommo sacerdote che nella sua vita piacque a Dio. Il Signore lo ha reso grande in mezzo al suo popolo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che per difendere la fede cattolica e ristabilire ogni cosa in Cristo, hai colmato di celeste sapienza e di apostolica fortezza il Santo Papa Pio X, fa che, seguendo il suo insegnamento e il suo esempio, giungiamo al premio eterno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e riferisci ai pastori. Così dice il Signore Dio: guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite. Non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche, sono sbandate. Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato. Le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto di ogni bestia selvatica per colpa del pastore. E poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno pasciuto se stessi senza apertura del mio gregge, udite quindi, pastori, la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: eccomi contro i pastori. A loro chiederò conto del mio gregge e non li lascerò più pascolare il mio gregge. Così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore. E non saranno più il loro pasto. Perché così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Alleluia, alleluia. La parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto.
uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha preso a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiami i lavoratori e da loro la paghi, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Signore Dio nostro, la mensa eucaristica alla quale abbiamo partecipato nella memoria del Santo Papa Pio X, ci renda forti nella fede e concordi nel tuo amore per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Pio X, vi benica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.